per l'ASL Bari partono le USCA, sono state attivate le USCA per i territori dei distretti 1, 2 e 3 che avranno sede operativa presso la sede del distretto numero 3 di Palo del Colle. Sono partite proprio dal distretto sociosanitario di Bitonto Palo del Colle e proseguiranno a Grumo, Trigiano, Altamura, Gioia del Colle, Monopoli e Bari le 9 unità speciali di continuità assistenziale della ASL di Bari. Una seconda postazione disponibile per il nostro distretto sarà attivata il prossimo lunedì 18 maggio. Saranno 72 in totale i medici di continuità e liberi professionisti che in stretta collaborazione con i medici di base, pediatri e medici di continuità assistenziale, coordinati dalla direzione dei distretti, si occuperanno di monitorare i pazienti Covid. Le unità formate dal servizio di prevenzione di infettivologia saranno operative fino a 12 ore al giorno. I medici delle USCA si recheranno a domicilio, faranno una valutazione dei parametri clinici, ma anche una valutazione dei bisogni. Dobbiamo garantire che la domiciliazione contenga anche la diffusione e il contagio del virus per i familiari. Quindi c'è una doppia attenzione di sanità pubblica sia sui casi sia sui soggetti conviventi. Ogni equip sanitaria è stata dotata di una nuova automobile, di dispositivi di protezione individuale, strumenti diagnostici e uno zaino contenente saturimetro, termometro, misuratore di pressione, farmaci di urgenza e altri presidi necessari per garantire l'intervento. In caso di necessità potranno prescrivere terapie. Gli spazi e ambienti saranno continuamente sanificati. Per tutti gli altri distretti della ASL Bari avranno delle condizioni dettagliate e specifiche, ovvero la possibilità che i medici abbiano accessi separati sporco pulito, per cui entreranno prima della vestizione da un ingresso dedicato pulito, poi si vestiranno all'interno della struttura quando c'è da andare a domicilio. Al momento del rientro loro lo faranno attraverso un ingresso dedicato e speciale che noi definiamo ingresso sporco. E poi, una volta ritornati alla condizione, tra virgolette, di pulito, potranno effettuare quella che è la loro assistenza e sorveglianza sanitaria anche all'interno degli uffici che abbiamo messo a loro a disposizione.